Sempre più cittadini, dopo i nostri innumerevoli servizi nella zona dell'ex aeroporto, ci hanno contattati indignati per le condizioni in cui versa quell'area. Arbusti alti, assenza di videosorveglianza, zona isolata e non abitata, sono tutte condizioni predisponenti ciò che nelle nostre immagini vi abbiamo sempre raccontato. Terra di nessuno e di conquista per i furbetti della discarica. Molti cittadini, nelle loro rimostranze, ci hanno suggerito di invitare l'amministrazione comunale a liberare dagli arbusti alti che spesso fanno da scudo agli ecovandali con una radicale asportazione, così da consentirgli nessun riparo per le loro incursioni. Osservazione che noi prontamente abbiamo rigirato al destinatario, l'assessore Cristian Fanesi. Ovviamente ad atto vandalico fatto noi chiamiamo ASET con la loro collaborazione e noi direttamente cerchiamo di ripristinare la situazione e stiamo un po' seguiamo sempre queste situazioni, però ecco, faccio appello affinché gli atti vandalici nel mentre si compiono vengano segnalati subito alle forze dell'ordine e alla polizia municipale se di competenza, perché almeno riusciamo anche a correggere dei vizi brutti. Voglio dire, è un paradosso dire che dobbiamo togliere i rovi per evitare che vadano i vandali. Noi togliamo i vandali in maniera che non vadano, poi comunque dovremmo intervenire sull'area e lo stiamo facendo anche attraverso un progetto un po' più ampio, ovviamente, però ecco, non vorrei arrivare al paradosso che bisogna togliere i rovi per evitare che ci vadano i vandali. No, i vandali vanno multati, colpiti, individuati, corretti e diciamo prima che facciano qualsiasi atto vandalico. Non può essere la giustificazione ci sono i rovi e quindi ci sono i vandali, non ci devono essere i vandali.